assieme sul serio o di nuovo divisi? Si sentirono dire. La risposta? La risposta fu generosa. Europa che passione è uno spettacolo che nasce nel 2010 in occasione della prima Notte Blu organizzata dal Comune di Firenze e su idea di Daniela Martinelli, che è coautrice assieme a me di questo spettacolo ed è la regista dello spettacolo. E nasce in realtà nell'ambito di un progetto più ampio che ha visto uniti me e Daniela Martinelli fin da 2007, cioè dal centenario della nascita di Altiero Spinelli, e che ci ha visti impegnati nella produzione di opere teatrali, artistiche, che avevano lo scopo e hanno lo scopo di cercare di emozionare i cittadini per il processo di unificazione europea, sia in termini della narrazione storica di questo processo, sia nei termini del significato storico di questo processo. Nel 2010 abbiamo voluto fare un esperimento diverso, cioè coinvolgere Paolo Barillari, che era già protagonista di Come va il mondo, e coinvolgerlo questa volta per la sua voce e capacità di interprete canoro straordinaria. E abbiamo deciso di giocare con questa sua capacità, creando un percorso che raccontasse questa volta la storia del processo di unificazione europea, cioè del tentativo di dare istituzioni sovranazionali al continente europeo, storia che nasce con le due guerre mondiali, in sostanza, partiamo da lì naturalmente, e che arriva fino ai giorni nostri, essendo aperta, il finale non è già scritto. Allora abbiamo deciso di raccontarla attraverso un percorso canoro e lui riesce veramente a emozionare il pubblico ed emozionandolo con la sua capacità di interprete in realtà lo emoziona per certi passaggi storici, per 12 passaggi storici in particolare raccontati da Europa che passione, appunto storia di un amore tormentato, che sono per noi 12 passaggi storici fondamentali. Di quale storia? Beh, non soltanto del tentativo di dare unità politica al continente europeo, tentativo appunto non ancora riuscito e aperto, ma di una storia d'amore collettiva anche al contempo, perché il tentativo di avere delle istituzioni sovranazionali, cioè di avere delle istituzioni che accomunino, ci accomunino come cittadini europei, è una storia d'amore collettiva. Lei mi fa vivere e accende il giorno così celeste. She's my baby. I giovani hanno il futuro davanti, come si usa dire, e non è un fatto retorico, è la realtà. E questo futuro sarà pesantemente influenzato da scelte che avverranno a livello europeo, che includeranno non soltanto la classe dirigente, ma dipenderanno dai giovani stessi e da tutti gli altri cittadini. Non per colpa dei ragazzi, però c'è apatia, cioè anche una sfiducia nella capacità prima o poi di risolvere e capire qualcosa di più. E vi assicuro che questo spettacolo e quello che segue dopo, cioè un dibattito, riesce veramente a, come dire, a scuotere questa apatia alle fondamenta. E queste canzoni vogliono risintonizzare i cittadini che abitano questo continente con questa grande storia d'amore di cui fanno parte, non essendone consapevoli nella maggior parte dei casi e soprattutto anche se hanno delle conoscenze di questa storia, non sentendosene coinvolti in prima persona. Il punto da cui nasce lo spettacolo del 2010 è che oggi il processo, la storia d'amore, ha bisogno che tutti partecipino, tutti si sentano coinvolti direttamente per scegliere dove deve andare a finire.